tutti. Ciao. E bentornati sulla nostra pagina. Nel video di oggi vi mostreremo come preparare una buonissima torta salata di Natale con farina di riso, soffice e velocissima da fare. Questa torta salata è perfetta da presentare agli ospiti in occasione delle feste natalizie. Per questa ricetta abbiamo utilizzato un bellissimo stampo a forma di albero di Natale che potete trovare nei negozi casalinghi più forniti. Ovviamente non dovete per forza utilizzare questo stampo, però noi abbiamo utilizzato questo in occasione delle feste. Esatto, va benissimo anche un altro tipo di stampo, come per esempio una stella di Natale oppure un semplice stampo per torte da 22 cm di diametro. Andiamo subito a vedere come si prepara questa torta salata. In una ciotola capiente ho aggiunto 4 uova. Poi ho unito 80 ml di olio di semi di girasole e 190 ml di acqua. Ho mescolato il tutto, dopodiché ho incorporato poco alla volta 315 g di farina di riso, continuando a mescolare con una frusta. Ho aggiunto infine anche 5 g di aneto secco, 100 g di olive verdi tagliate a pezzetti, 60 g di porro tagliato finemente, una bustina di lievito in polvere per torte salate, del sale e ho mescolato il tutto. Ho distribuito l'impasto in uno stampo a forma di albero da 700 g. Va benissimo anche uno stampo per torte da 22 cm di diametro. Ho decorato la superficie con delle mandorle a lamelle e poi delle olive verdi. Ho infornato la torta nel forno preriscaldato a 170 gradi per circa 30 minuti. Prima di rimuovere lo stampo l'ho fatta raffreddare completamente. Ecco pronta la nostra torta salata per le feste. Speriamo che questa torta salata vi sia piaciuta e che la farete anche voi per le feste. Se non sei ancora iscritto, iscriviti subito al nostro canale, in questo modo non ti perderai nessuna delle nostre ricette. Ti ricordo che questa ricetta, come tutte le altre nostre ricette, potrai trovarle sul sito www.videoricettepergruppisanguigni.com. E ricordati di seguirci anche su Instagram, perché anche lì pubblichiamo tante ricette. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.